Oggetto numero 1. Risponde la Presidente Tesei. Atto 1824. Interroga il Consigliere Castellari. Chiarimenti relativamente all'importo e agli ambiti di applicazione del plafond messo a esposizione nel Monte dei Paschi di Siena, intesa con il Commissario Castelli per gli interventi di ecobonus e sisma bonus al 110% negli edifici all'interno dell'area del cratere e relativa estensione ai comuni in solo stato di emergenza. Prego, Consigliere. Vado. Grazie Presidente. La presente interrogazione che sono qui a porre alla Giunta per l'appunto come oggetto chiarimenti relativamente all'importo e gli ambiti di applicazione del plafond messo a disposizione dal Monte dei Paschi di Siena intesa con il Commissario Castelli per gli interventi di ecobonus e sisma bonus di edifici nell'interno dell'area del cratere e relativa estensione ai soli comuni in stato di emergenza. Come sappiamo, il 9 marzo ci sono stati 3 eventi sismici che hanno interessato un'area compresa tra Perugia e Città di Castello, con rispettivamente 3 eventi di magnitudo 4,3, 4,5 e 3,8, con epicentro a circa 6 km da Umbertide. Parliamo di un danneggiamento grave di circa 135 edifici tra Perugia e Umbertide e 103 di danni lievi, con una quantità di persone sfollate ai tempi dell'evento sismico di 669 persone, sempre distribuite tra Perugia e Umbertide, con danni stimati di circa 350 milioni, con tempi di ricostruzione da 3 a 4 anni. Vorrei cogliere l'occasione con questa interrogazione anche per fare i ringraziamenti e complimenti non solo ai comuni interessati per come hanno gestito, insieme anche poi alla Protezione Civile, che hanno fin da subito avviato tutte le procedure per schedare i casi, classificare i danni alle varie strutture, ma anche a tutta la Giunta regionale che in data 13 marzo ha deliberato di dare mandato al Servizio di Protezione Civile, che ringrazio anche loro per il lavoro svolto per, tra l'altro, che sono presenti sempre in ogni caso quando si tratta di situazioni emergenziali, e di redigere per l'appunto insieme ai tecnici ministeriali apposita relazione da inviare al Dipartimento di Protezione Civile per richiedere per l'appunto lo stato di emergenza. Stato di emergenza dichiarato poi il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri, con susseguito poi uno sblocco di fondi di circa 3,7 milioni da parte del Ministero dell'Economia e dalla stessa Regione Umbria, che ringrazio, di circa 373.000 euro, con poi susseguito avvio dell'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione. Parallelamente, a livello nazionale, preme ricordare che con la legge di bilancio 2022 hanno previsto per i comuni e i territori colpiti per l'appunto da eventi sismici che verificati dal 1 aprile 2009 in poi, dove è dichiarato per l'appunto lo stato di emergenza, che gli incentivi fiscali superbonus 110% fossero prorogati fino al 31 dicembre 2025. Qui è seguito poi anche dalla Commissione Finanze la possibilità di applicazione sempre per quegli interventi, per quegli edifici all'interno dei comuni in stato di emergenza, la possibilità di effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, sempre fino a fine dicembre 2025. Parallelamente, il commissario per l'appunto Guido Castelli, insieme al Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno firmato qualche tempo fa un protocollo di intesa per riservare un plafond di 200 milioni di euro di acquisto di crediti legati per l'appunto all'utilizzo di sisma ed ecobonus, al fine di per l'appunto supportare gli interventi di ristrutturazione edilizia, e il quale per l'appunto rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025, data diciamo presunta data massima per di possibilità di ottenere il superbonus e la cessione dello sconto. Ai comuni colpiti dal sisma di inizio anno è stato riconosciuto per l'appunto lo stato di emergenza, e quindi l'applicazione di quelle norme, quei provvedimenti di cui ha l'oggetto, cioè l'estensione al fine dicembre 2025 del super sisma bonus, ma allo stesso tempo siamo ancora in attesa da parte del Ministero di far rientrare all'interno dell'area del cratere, quindi di poter ottenere quei benefici del decreto legislativo 189/2016 che per gli incentivi per la ricostruzione. Con la presente interrogazione, qui concludo, chiedo quindi di sapere se questo plafond di 200 milioni di euro siglato da Banca Monte dei Paschi e dal commissario Castelli, o quel che ne rimane, se sia già stato usufruito, perché logicamente, tenuto conto anche delle innumerevoli richieste, non so quanto poi ne sia rimasto, abbia valenza e quindi sia utilizzabile non solo per quei comuni all'interno del cratere,
ma anche a quelli comuni che sono solamente ad oggi in stato di emergenza. E comunque in entrambi i casi è applicato l'estensione al 2025 del super bonus, che per l'appunto questo plafond serve principalmente per questo. Chiedo inoltre di sapere se questi 200 milioni di euro siano stati calcolati in funzione dei parametri, quindi numero di edifici schedati, danno medio per edificio, oppure se così non fosse, se c'è se c'è possibilità di impegnare altri istituti finanziari a garantire ulteriore plafond sempre per l'utilizzo del super bonus fino al 2025. Grazie. Grazie consigliere. Prego Presidente Tesei per la risposta. Sì, grazie. Naturalmente mi preme evidenziare quello che già il consigliere ha evidenziato, che la Regione ha svolto un grandissimo lavoro anche attraverso la struttura dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione per poter poi, come sa bene, ottenere lo stato d'emergenza nazionale su questo terremoto. Non era facile, è stata una procedura molto complessa e devo anch'io fare un plauso a tutti i nostri tecnici e la struttura che sono riusciti a presentare un documento che poi ha portato effettivamente a questa dichiarazione. Per il resto darò una risposta molto tecnica che gli uffici mi hanno preparato, per cui che riguarda appunto la questione dell'intesa principalmente sottoscritta dal commissario straordinario con la Banca Monte dei Paschi di Siena. Rilevato che il comma 8 ter dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020 consente l'applicazione delle misure contenute al comma 4 ter dello stesso articolo, il cosiddetto super bonus rafforzato, in alternativa al contributo per la ricostruzione fino al 31/12/2025 nei comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di eventi sismici registrati sia a far data dal 1 aprile 2009, il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto dal commissario straordinario Sisma 2016 e dalla Banca Monte di Paschi di Siena, al punto E delle premesse, recita appunto che il commissario straordinario intende promuovere attività di sostegno alle imprese in anagrafe affinché queste ultime possano beneficiare dei prodotti al fine esclusivo e tassativo della realizzazione degli interventi della ricostruzione privata prevista dal decreto legge 189 del 2016. A conferma di quanto sopra, l'articolo 2, cioè che riguarda appunto l'oggetto del protocollo d'intesa, ribadisce: con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa le parti si intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione tra le stesse senza vincoli di esclusiva, individuando i prodotti definiti e illustrati nell'allegato B offerti appunto dal Monte dei Paschi di Siena, a cui potrebbero essere interessate le imprese in anagrafe, per rispondere al bisogno di rendere liquidi i crediti d'imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, ottimizzando l'esposizione finanziaria e concorrendo al rafforzamento patrimoniale delle imprese cessionarie dei crediti di cui all'allegato A. Anche qui ai fini esclusivi e tassativi della realizzazione degli interventi di ricostruzione privata previsti dal decreto legge 189 del 2016, come appunto convertito in legge. L'elenco di quella allegato A non è modificabile, salvo variazioni da accettare da entrambe le parti mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC. Questo è l'articolato. Il punto 2.3 definisce: sono oggetto del protocollo d'intesa tutti i crediti d'imposta associati agli interventi edilizi realizzati ai sensi del citato decreto legge 189, previsti dai prodotti illustrati sempre nell'allegato B. Dall'analisi del documento in discussione emerge pertanto il chiaro riferimento ai fini dell'utilizzo del bonus fiscali congiuntamente o in alternativa al contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, alla riconducibilità degli interventi oggetto del protocollo d'intesa a soli interventi di cui al decreto legge 189, cioè quindi finalizzata la ricostruzione post sisma. Per quanto sovraesposto, i prodotti di cui al protocollo d'intesa non risultano ad oggi utilizzabili
per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 che hanno colpito i territori dell'Alta Valle del Tevere e per il fatto che la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2023 non è ricompresa ad oggi tra quelle riportate nella parte emotiva del decreto legge 189 del 2016. Per quanto concerne invece il valore di 200 milioni di euro richiamato nell'interrogazione, esso si riferisce ad una valutazione che riguarda una quota parte, peraltro già ampiamente esaurita, delle risorse necessarie per concludere eccedenze su interventi finanziati attraverso il contributo sisma del 2016, ad esempio gli interventi di ricostruzione su cantieri avviati o da avviare entro il 31/12/2025 relativamente alle spese sostenute entro questo stesso termine, sempre 31/12/2025. Questo valore è una quota parte di quanto occorrerebbe, circa 800 milioni fino al 25. E gli accolli per i cittadini sono mediamente il 15% del contributo concesso. La stima dei costi di ricostruzione da qui al 31/12/25 è pari a circa 5 miliardi di euro per l'intero cratere. Ne consegue quindi che la cifra necessaria per l'ipotesi che ci occupa è circa 800 milioni. E questo è quello che in qualche modo è stato dichiarato nel giugno scorso proprio dal commissario Castelli, il quale in occasione della sottoscrizione di questo protocollo nel ringraziare Monte dei Paschi di Siena affermava testualmente: continueremo a lavorare in questa direzione, ma certamente questo protocollo potrà consentire lo sblocco di molte pratiche sin qui congelate per motivi estranei alle dinamiche amministrative delle procedure sisma. L'Appennino centrale può diventare un modello di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio anche grazie a questa efficace sinergia con il mondo bancario, impegnandosi tra l'altro implicitamente a coinvolgere anche altri istituti finanziari per garantire l'acquisto dei crediti per gli edifici all'interno del cratere. Per completezza dell'informazione andrebbe chiarito che il commissario ha già presentato un emendamento al decreto Omnibus per ampliare il cratere sisma 2016 ai territori umbri che hanno subito appunto il sisma del 9 marzo 23, oltre a quello sul territorio marchigiano di Ancona, ma l'emendamento è stato al momento respinto dal MEF per ulteriori chiarimenti sull'ammontare della risorsa necessaria e le relative coperture economiche. Proprio in queste ore il commissario sta fornendo al MEF le informazioni indispensabili per poter addivenire alla copertura finanziaria dell'emendamento di cui ho appena parlato, in modo da poter inserire l'articolato normativo direttamente nella legge di stabilità 2024. Questo allo stato sono le informazioni che posso dare. Io spero che possano essere superate quelle criticità o comunque incompletezze richieste dal MEF, per cui insomma al momento il provvedimento non è stato accolto, e che si possa appunto inserire nella finanziaria del 24. Grazie. Grazie Presidente. Prego Consigliere Castellari per la replica. Sì, grazie Presidente. Ringrazio tutta la Giunta e la Presidente Tesei per la chiara risposta che mi ha dato, e lei stessa ha confermato la bontà della scelta di fare questo, per l'appunto, accordo da parte del commissario, anche perché se mi dice che sono quasi terminati, quindi sicuramente questa è una prova della scelta, della necessità che c'era e che la Regione per l'appunto ha dato risposta. E quindi mi ritengo soddisfatto della risposta, e vediamo un po' a livello poi ministeriale come verrà gestita. Ringrazio tutti gli uffici e lo stesso commissario per aver portato avanti per l'appunto questo emendamento per far rientrare questi comuni colpiti dal sisma dentro il cratere. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 2, avviso pubblico per l'erogazione di contributi in favore delle madri con bambini fino a un anno di età per finalità conciliative, mancato utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio. Interroga il consigliere Mancini.
Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Questa interrogazione ha la volontà di parlare di questo istituto, Presidente, definito appunto soccorso amministrativo, perché riteniamo che il grande sforzo che sta portando avanti la Giunta dal punto di vista finanziario per sostenere le giovani madri, per combattere quello che è l'inverno demografico della nostra regione, ma in generale dell'Italia, possa ottenere tutte le opportunità e tutte le agevolazioni affinché i cittadini a cui per volontà politica si cerca di dare risposte. E quindi pongo l'attenzione a questa interrogazione, Presidente, proprio perché in questo caso che io adesso vado a elencare non è stato utilizzato questo istituto così importante, cosa che invece mi rivolgo all'assessore Morroni, di fatto l'assessore all'agricoltura fa puntualmente sui bandi per chiedere integrazione anche alle misure che sono incomplete e invece da qualche altra parte qualcuno non ha questa sensibilità. Quindi, vista la delibera della Giunta numero 160 del 17 febbraio 23, con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle madri con bambini fino a un anno di età per finalità conciliative, appunto bonus conciliativo natalità 2023, vista la determinazione dirigenziale numero 440 del 26 aprile 23, in attuazione della citata delibera di giunta 160-23, con la quale è stato approvato il sopra citato avviso pubblico corredato del relativo allegato contenente il facsimile della domanda di ammissione. Considerato che con citata determinazione dirigenziale, la 4401, si stabiliva che le domande a valere sull'avviso in questione potevano essere presentate a partire dalle ore 12 del 4 maggio 23 fino alle ore 12 del 3 giugno 23, quindi un mese intero, tramite il front end unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria, raggiungibile al seguente link, di seguito riportato, mediante SPID, CIE o CNS. Vista la terminazione dirigenziale 7953 del 23 luglio 23, con la quale è stata approvata la checklist di ammissibilità relativa alle domande presentate a valere sull'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle madri con bambini fino a un anno d'età per finalità conciliative, bonus appunto conciliativo natalità 23, considerato che ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso e sulla base della checklist sopra richiamata, Sviluppo Umbria ha provveduto all'esame delle domande pervenute, ricordato che le risorse destinate a finanziare l'avviso in oggetto sono, come previsto dal DGR appunto 160, sono pari a 1.089.000 euro. Considerato che Sviluppo Umbria, con nota del 10 agosto 23, ha trasmesso agli esiti istruttori delle predette verifiche, dalle quali risulta che rispetto alle 2.297 domande pervenute, 902 sono state risultate ammesse e finanziate, ovvero fino alla concorrenza delle risorse stanziate a finanziamento dell'avviso, e 1.291 sono risultate ammesse non finanziate in quanto collocate nella graduatoria in una posizione oltre la disponibilità delle risorse stanziate a finanziamento dell'avviso, e 104 sono risultate inammissibili ai sensi appunto dell'articolo 8 dell'avviso. Precisato che gli elenchi delle domande risultate ammissibili sono ordinati in base al valore ISE del richiedente, ovvero il valore ISE più basso e il valore ISE più alto, tenuto conto che l'avviso in questione prevede che l'erogazione di un contributo economico pari a 1.200 euro per ogni figlio nato nel periodo ricompreso tra il 3 giugno 22 e il 3 giugno 23 e che in base alle risorse stanziate a finanziamento di avvisi possono essere ammesse al contributo finanziato i 902 richiedenti per l'importo appunto di 1.089.000 euro. Vista la determinazione dirigenziale 89-19 del 23 agosto 23, con la quale è stata approvata la graduatoria di domande ammesse finanziate, domande ammesse non finanziate e ovviamente quelle non ammesse, considerato che alcune domande risultate inammissibili presentavano meri errori formali e che per tali domande non è stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio. E qui, Presidente, ricordo le motivazioni per cui chiedo questo istituto. Ricordato che il soccorso istruttorio rappresenta un'applicazione del principio del giusto procedimento
principio che impone all'amministrazione non soltanto di accertare che siano rispettate le prescrizioni previste dalle norme o dal bando, ma che anche ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti. Ciò in quanto, per dirla con le parole dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato seduta del 25 febbraio 2014, numero 9, detto principio impone all'amministrazione di, virgolette, squarciare il velo della mera forma per assodare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte, considerato che il funzionario responsabile del procedimento dovrebbe rappresentare la figura chiave per tentare di colmare anche il nuovo gap presente fra cittadini e amministrazione, che appunto è chiamato divario digitale, ricordato che il soccorso istruttorio si applica anche nelle procedure telematiche. Tutto ciò premesso e considerato, Presidente, si interroga la Giunta per conoscere le motivazioni del mancato utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio per le domande ritenute inammissibili, che presentavano solo in meri formali, errori formali, in riferimento all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi in favore delle madri con bambini fino a un anno di età per finalità conciliative. Allora, Presidente, in pratica la faccio breve. Nessuna di queste persone, qualcuno mi hanno raggiunto, sa benissimo lo sforzo, chiudo, che stiamo sostenendo con queste risorse le madri. Tuttavia, consapevoli che c'è una graduatoria da rispettare e che non tutti possono partecipare a queste risorse, perché purché ingenti le richieste sono state enormi, dicono, beh, almeno la mia domanda per mero errore di trasmissione, come nel caso più esplicativo, compila tutte le domande, compila tutti i redditi, sbaglia, manda l'ISE dell'anno precedente, quando invece ha allegato la dichiarazione di redditi dell'anno corrente. Quindi si chiama puro errore formale e l'istituto del soccorso amministrativo, Presidente, chiedo a lei se sia una possibilità che penso debba essere totalmente concessa ai cittadini quando si tratta appunto di meri errori formali. Grazie. Prego, Presidente Tesei, per la risposta. Sì, grazie. Beh, anche questa risposta, come è prevedibile, sarà una risposta anche molto tecnica, per una serie di considerazioni che non sfuggano al consigliere, e che significa che ci sono le strutture predisposte proprio per la disamina delle varie domande, che certamente hanno una valenza molto tecnica. Tuttavia, l'avviso pubblico per l'erogazione di questi contributi in favore delle madri con bambini fino ad un anno di età per finalità conciliative, vita lavorativa e famiglia, che è stato emanato appunto nel corso di questo anno, a valere peraltro sulle risorse PRFSE 2021-2027, prevede che i requisiti per accedere al beneficio stabiliti dall'articolo 5 dell'avviso siano resi ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, in modo molto sintetico, con l'autocertificazione, che è un istituto che è stato introdotto anche proprio per velocizzare le procedure. L'avviso in questione richiede, a pena di inammissibilità, di allegare l'attestazione ISEE ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda rilasciata dalla competente sede INPS, un documento di identità del richiedente in corso di validità, il permesso di soggiorno e o del cedolino di rinnovo in caso di cittadino extracomunitario, e poiché tale documentazione risulta richiesta dall'avviso a pena di inammissibilità, non è stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio, di cui l'articolo 6, comma 1, lettera B, il quale prevede che il responsabile del procedimento possa chiedere in sede istruttoria il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete. In ogni caso, l'istituto è previsto anche per l'avviso in questione dall'articolo 8, comma 3.
Ora, perché sono stati chiesti questi documenti appena di inammissibilità senza l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio? Analizziamo le singole fattispecie richieste appena di inammissibilità. Con riferimento al documento di identità identificato nel permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, praticamente questa è una normativa che è stata introdotta come forma di semplificazione per alleggerire, come dicevo prima, gli oneri di allegazione documentale in capo ai cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. L'obbligo di allegare la copia del documento identità del sottoscrittore è tuttavia prescritto dal comma 3 dell'articolo 8 del citato DPR a cui facevo riferimento prima, quale adempimento inderogabile in quanto atto a conferire efficacia all'autocertificazione. E infatti, laddove non venga presentato il documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l'atto di notorietà, istanza soprattutto nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, risulta carente di un elemento essenziale e in quanto tale non integrabile ex post tramite soccorso istruttorio, come più volte peraltro ribadito da dottrina e giurisprudenza. Questo quando nel bando vengono individuati gli elementi essenziali appena di inammissibilità. Ora non sto qui a elencare i vari pronunciamenti giurisprudenziali che ci sono stati ad opera del TAR, per esempio della Sardegna, piuttosto che del TAR del Lazio, ma volendo consegnerò poi questa risposta che è stata preparata dagli uffici tecnici, che può essere esaustiva da questo punto di vista. Ne consegue che l'allegazione della fotocopia di un documento d'identità costituisce un elemento essenziale in ossequio alla ratio della norma di asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese. Viene in rilievo come nella sostanza la legge pretenda l'osservanza di un minimo ineludibile di formalità a fronte di un'evidente semplificazione delle procedure. Con riferimento al secondo punto, che è l'attestato ISEE, sia ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda rilasciata dalla competente sede INPS, va ricordato che l'avviso in questione, l'ISEE è una condizione economica del nucleo familiare dell'istante e costituisce il requisito sul quale viene formulata poi la graduatoria, in quanto non si tratta di un avviso a sportello in questo caso, il cui beneficio viene riconosciuto a chi per primo si prenota in qualche modo, ma è una richiesta che viene poi esaminata per far parte di una graduatoria e che si basa proprio sull'ISEE del nucleo familiare. Per questo motivo è stato inserito appunto tra gli elementi previsti a pena di inammissibilità. A questo riguardo, in merito alla scelta di non inserire l'istituto del soccorso istruttorio per l'attestazione ISEE, si richiama anche qui una giurisprudenza che in qualche modo si è ripetuta e possiamo dire consolidata, tra cui quella del TAR del Lazio, ma a cui ho fatto riferimento e potrà essere visto, dove praticamente succintamente nella parte emotiva si dice che il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera B della legge 241 del 90 nell'ambito del procedimento amministrativo e più in particolare con riferimento alle procedure comparative di massa caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quale dovere di fornire informazioni non reticenti e invece complete, di compilare moduli e di presentare documenti. Quanto poi alla considerazione espressa nelle premesse dell'interrogazione in questione, dove si afferma che il funzionario responsabile del procedimento dovrebbe rappresentare la figura chiave per tentare di colmare anche il nuovo gap presente fra i cittadini, chiamato divario digitale, è evidente che nel caso di specie il bando, scusate,
Sulla questione del divario digitale si evidenzia che, essendo l'avviso rivolto a madri con bambini fino ad un anno di età, lavoratrici o in cerca di lavoro, i soggetti legittimati a presentare le domande si presuppone che siano giovani donne che hanno concluso il proprio percorso di studi, acquisito quelle competenze minime, incluse quelle di natura informatica, vista la fase storica in cui viviamo, che consentono di permanere, anche nel mondo del lavoro, considerato insomma le conoscenze almeno base. Inoltre, la piattaforma informatica sulla quale presentare le domande si configura semplice e intuitiva, alla stregua di molte altre piattaforme utilizzate per accedere ai molteplici benefici pubblici, e comunque vi è un servizio dedicato di supporto a chiunque avesse riscontrato difficoltà di natura informatica o avesse avuto necessità di ottenere chiarimenti alla presentazione della domanda. Da ultimo, ma non per ultimo, anche nel caso di specie, si ricorda che a coloro che, ai sensi dell'avviso e a seguito dell'istruttoria, sono stati dichiarati non ammissibili le relative domande, è possibile sempre l'applicazione dell'articolo 10 bis della legge 241 del 90, ossia un ricorso, e quindi in modo che possa essere esaminato. Ora, per carità, laddove possibile il soccorso istruttorio può essere un elemento importante. Comunque l'impostazione di questo tipo di bando, semplice anche nell'accesso e dedicato a questa fascia giovane e che quindi si presuppone che possa avere queste competenze digitali, e anche per sfoltire la disamina e per effettuare le gradatorie ed essere anche prontamente in qualche modo operativi da questo punto di vista, si è deciso di individuare le questioni essenziali a pena di inammissibilità e quindi di procedere in questo modo, in questi termini. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliere Mancini per la replica. Presidente, lei nell'ultimo suo intervento ha un po' centrato lo scopo di questa interrogazione, tant'è che mi risulta che questa volontà politica, che rientrava ampiamente nel programma elettorale, cioè sostenere la famiglia, sostenere la natalità, era un obiettivo di questa amministrazione. Però le ricordo semplicemente che noi abbiamo il dovere, ma non noi, perché se politicamente si fanno delibere che vanno in questo senso, chi poi quelle delibere le mette a terra ha il dovere, e penso che su questo Consiglio regionale, ovviamente la Giunta intera, ha il dovere di rendere il cittadino sempre nell'occasione, nell'opportunità da cogliere quello che la finanza pubblica mette loro a disposizione. Le ricordo che ha ragione, è un utente giovane quello che fa questo ragionamento, però è anche vero che non è necessariamente un utente avvezzo alle tecnologie, anche per motivi lavorativi. Io ho semplicemente rapportato alla sua attenzione, Presidente, di casi dove hanno mandato la dichiarazione dei redditi precisa e hanno mandato l'ISE dell'anno precedente perché hanno allegato, oppure la carta d'identità che non avevo guardato che era scaduta, cioè mera difficoltà di errore formale che facilmente individuavano il soggetto e che, come succede in altri uffici, questo istituto venga, diciamo, previsto nei nuovi bandi. Tutto qua. Lo scopo di questa interrogazione, Presidente, è che lei, conoscendo il suo impegno, conoscendolo come non solo come Presidente ma come donna madre, lei farà in modo che questi bandi siano, diciamo, costruiti e soprattutto dotati di questo istituto che così faciliterà le famiglie. Dopo evidentemente uno arriverà primo, secondo, centesimo, non lo so, però penso che la volontà politica e finanziaria di questa regione è in questo senso, e quindi dare la possibilità di fare queste micro correzioni anche nei tempi chiaramente di 3-4 giorni, ma se tutto avviene via telematica anche la correzione può essere ovviamente sollevata in via telematica, se ciò non avviene dopo quello è un altro problema. Ma lo scopo alto di questo bando è aiutare le madri, quindi la cosa più bella, che dobbiamo darla l'opportunità. Quindi
nei nuovi bandi mettiamo questo istituto. Grazie Presidente. Grazie.